Saluto e do il benvenuto all'ingegner Carlo De Benedetti, imprenditore e editore del quotidiano Domani. Enrico Letta punterebbe ad avere almeno tanti voti quanti ne potrebbe, ne avrà Giorgia Meloni. Non è molto significativa questa ambizione, perché premesso che Letta è una persona seria, corretta e competente, però su questa elezione ha sbagliato, perché questa legge elettorale, che tutti dicono che è uno schifo, ma che non è che dobbiamo cambiarla noi quattro, ma deve cambiare il Parlamento, e nessuno si è preoccupato in questa legislatura di affrontare, nonostante la riduzione dei parlamentari, che costituisce un cambiamento fortissimo della rappresentanza popolare, nessuno si è preoccupato di cambiare questa legge. Allora, Letta deve sapere che questa legge predilige le coalizioni. Ora, io non sto parlando di una coalizione politica, perché non c'è neanche a destra, ma la destra ha capito che si vince con la coalizione. Letta non l'ha capito, perché arriverà anche primo partito, glielo auguro, ma non serve a niente. Cioè, ecco, ma ingegnere Benedetti, siccome lei ha detto che Letta ha fatto un errore clamoroso a non allearsi con Conte e i 5 Stelle, il segretario del PD continua però a ricordare che siccome sono quelli che hanno fatto cadere il governo Draghi, era impossibile allearsi. Ma le ripeto, non si tratta di un'alleanza politica, ma di un'alleanza elettorale. Vogliamo vederle, avete parlato delle contraddizioni che ci sono nella destra, e ci potevano essere anche le contraddizioni del centro-sinistra, d'altronde ci sono, perché Letta e Fratoianni non sono neanche lontani cugini. Ma e allora quindi, perché ha fatto questa scelta secondo lei? Perché ha sbagliato, punto. Perché ha sbagliato? Perché si è impuntato sul fatto che Conte avesse fatto cadere Draghi. Fatto malissimo Conte, non c'è dubbio. Però tu devi vincere, devi metterti in condizione di competere per le elezioni. Letta ha rinunciato a competere. Letta ci ha predicato il campo largo e poi è finito in un campetto. Cioè, quello che dice Giannini, che bisogna essere in due, ma la politica è questo anche, cioè la capacità di aggregare degli alleati che non devono necessariamente essere alleati politici con questa legge elettorale, ma alleati elettorali. Beh, io ho fatto un'intervista col Corriere tempo fa in cui ho detto che di fronte a questa destra bisognava fare un CLN, esattamente quello che ha detto Giannini adesso. Bisognava mettersi dentro tutti e non avremmo avuto un governo di destra. Allora, non aver capito politicamente questa situazione, limitandosi a schifare Conte perché ha fatto cadere Draghi, Calenda perché c'è Fratoianni, ridicole rispetto al vero problema. Puoi essere competitivo nelle elezioni, allora devi fare un'alleanza in questa legge. Se non la fai, ingegnere De Benedetti, ma Enrico Letta si dovrebbe dimettere dopo le elezioni? Questo no. Io penso che Enrico Letta dopo le elezioni dovrebbe rimanere segretario e portare il partito a un congresso. Io voglio dire, c'è una legge elettorale. Questa legge elettorale punisce i partiti singoli e favorisce la coalizione. L'abilità di un politico è anche quella di creare le condizioni di una coalizione elettorale. Per cui io non dico che sia che è colpa di Calenda o colpa di Conte o colpa di Letta. Sta di fatto che il partito più importante della coalizione di centrosinistra si chiama PD. Letta è il segretario del PD. A lui spettava fare le concessioni necessarie per avere una alleanza elettorale che fosse competitiva col centrodestra. Non l'ha fatto, ha sbagliato, perché lui è il partito più importante. Non si può dare la colpa a Conte o la colpa a Calenda. La colpa è di chi è più preeminente nell'ambito di una coalizione di centrosinistra.